Una vita impossibile, la morte della tua dignità.
La violenza confusa con l'amore, una verità dolorosa che molte, troppe donne ancora sopportano in silenzio, convinte di farlo per il bene dei figli, ma anche per l'orco che, e questo è il paradosso, di una verità sconvolgente, di una realtà, sottostimata. Alzarsi la mattina e sapere di non avere speranza, che oggi come ieri e come domani verrà sottoposta a ripetuti atti di violenza, anche se nel tuo corpo sta crescendo una vita. Vedere l'uomo che ami, che ha scelto per essere felice, che ti guarda con odio e che pensa a te come un oggetto, una proprietà da gestire, una persona da sottomettere, una personalità da annientare, da polverizzare. A volte ti trovi la forza e il coraggio oppure solo la disperazione per fuggire da quella casa che è unito da, non è più un nido d'amore, ma è il lager della tua esistenza. Eppure non basta, perché lui è sempre dentro di te, pronto a continuare il suo gioco a massacro, dove ovunque, e ovunque ti aggredisce, perché per lui sei una proprietà, proprio come la sua auto, e non tollera che sia andata via, che sia permessa di decidere in piena autonomia di lasciarlo, perché gli oggetti non decidono, né il posto né la loro finalità. Tutto questo è il regalo di una cultura che insegna che la violenza delle donne domestiche è una questione privata e disonorevole. Lavare, pintarsi e fare le scuole, mentre le donne dovrebbero sapere che l'unica cosa di non onorevole sono le violenze che subiscono il rigoroso silenzio. La violenza non è privata quando mette in gioco la tua vita, quando sottomette i tuoi pensieri, brucia i tuoi sogni, nega la tua persona, colpisce i tuoi figli, costretti a vivere nel terrore. Le donne devono imparare a denunciare e a segnalare qualsiasi tipo di violenza, senza vergogna, perché l'unica vergogna è il violento, è lui, il tuo uomo. L'uomo che ha sposato nella buona e nella cattiva sorte, finché morte non vi separi, e che lui ha invece sposato la citazione in modo letterale, pensando di essere gli stesso a dover decidere la tua buona o cattiva sorte, finché morte non la separi. Certo, ancora oggi denunciare non è semplice. Il militare di turno ti potrà sempre rispondere per qualche sciocchezza, e dopo con i reperti medici gli scappetti potrebbero prendere male per forze, ma non tanto molto. Riconoscere la violenza è importante non solo per le donne, ma per l'intera collettività. Denunciare è un delitto, fermare il violento è un dovere. Concludo questo dicendo che quando c'è una violenza o un abuso occorre mettersi sempre dalla parte della legge. La legge dello Stato dovrebbe essere al servizio della legge simbolica che protegge e valorizza la differenza di genere e di generazione. Ma un programma di intervento veramente efficace integra la certezza della pena e della protezione che la vittima, con un'attenzione di tipo clinico su situazioni di perfezione relazionale che hanno un'origine ben più antica e che a tutti gli effetti sono degli fenomeni di una grande sofferenza, della donna come dell'uomo. Se non si fa qualcosa sul versante della cura anche, quella donna magari scamperà dal suo pesce, ma forse se ne troverà un altro. E quell'uomo, molto probabilmente, riverserà la propria rabbia altrove. Il rischio non iniziato è l'eterno ritorno dell'uguale. Io, come l'esperienza mia diretta di presidente di un'associazione antiviolenza, ma io sono soltanto quella che mi mette in dito la faccia, c'è un bel gruppo di professionisti e di appassionati. Noi denunciamo, prima di tutto, la mancanza ovviamente dei tagli del welfare dei fondi che sono delle cifre di violenza. Noi abbiamo una città di quasi 90.000 abitanti. Il 56% della popolazione è femminile. Su Catoria non abbiamo sportelli antiviolenza. Le donne hanno difficoltà a denunciare, perché anche gli operatori non sono preparati per affrontare questo tema. Ed è grave. Ancora le persone per strada, donne, mi fermano per strada con la paura che se denunciano gli sopraffano i figli. E con questo clima di crisi economica, le denunce vengono fatte sempre meno, perché l'incertezza del futuro è ancora peggio. Preferisco mille volte tenersi l'orco in casa, ma assicurare il cosiddetto piatto di pasta per le ragazze, la sopravvivenza, perché c'è la paura. Perché non, il percorso è che effettivamente io mi trovo in difficoltà nel dirlo poi alle donne che si rivolgono al centro, è il dopo la denuncia. Noi tutti siamo a dire dobbiamo denunciare, finito, ma dopo gli offriamo. Io mi trovo nella difficoltà di non poter trovare
degli sforzi, la struttura che è ottima, siamo delle strutture che si fondono veramente rispetto alla problematica e non riusciamo a trovare un senso per riuscire a portare la donna vittima da ex vittima. Quello è un altro senso che è un anello mancante, perché la donna poi viene considerata vittima, o anche i minori, vittima, ma non c'è il passaggio della consapevolezza dallo stato di vittima a quello che prende la consapevolezza di sé. Quindi che c'è la possibilità di vedere il mondo in maniera diversa. Io concludo molto brevemente perché do spazio a veramente poi amiche che hanno fatto dei grossi sacrifici per essere qui. Però io ancora insisto a tutti, i rappresentanti di tutte le istituzioni che stanno qui, è proprio un grido di aiuto, non da parte mia, ma da parte veramente delle donne che si rivolgono a me, perché poi non hanno altro. È quello che ognuno di noi cominciamo a prendere dal nostro territorio, ripeto, siamo quasi 90.000 abitanti, 56% di loro, posso anche dire che il 10% degli abitanti nelle statistiche è sotto dei 3 anni. Cerchiamo di guardare un po' anche la politica, le cose, con la differenza di genere. Se forse riusciamo a fare anche questi piccoli passi, possiamo crescere e possiamo dare delle risposte. Vi ringrazio.